posto. E tutti i baffi scompigliati. Macbeth. Macbeth. Scena 1, prima. Ah, ok. Buongiorno a tutti. Benvenuti su Maratimo S Book Channel. Quest'oggi col consorte per parlarvi di un filmone. Ragazzi, un filmone, mettetevi seduti perché abbiamo tanto da dire. Mi stavo grattando l'orecchio. Abbiamo tanto da dire, per cui oggi si parla di Macbeth. Ti avevo detto di prendere il computer perché io non so a memoria il nome del regista, degli attori, dei produttori. Macbeth. Regia? Aspetta, mi ha aperto il libro. Dice regia di William Shakespeare. Macbeth. Regno Unito, Francia, Stati Uniti d'America. Produzione. Anno 2015, 113 minuti, colore, audio sonoro, incredibile. Dai! Genere drammatico, regia Justin Kurzel. Justin Kurzel, cosa ha fatto Justin Kurzel nella sua vita? Kurzel, Macbeth. Sì, poi? Ah, altri? Sì, per capirci. No, ha fatto soltanto 4 film. Blue Tongue, Snow Town, The Turning. Non li conosco. Ah, quindi diciamo che è un po' un... cioè, per essersi misurato col Macbeth è stato uno audace. Cioè, nel senso, non è Kenneth Branagh che ti fa Macbeth e quindi tu dici, vabbè, è una cosa che viene bene per forza. È un neofita del mondo shakespeariano. Sì. Sì. devo vedere gli altri dati. Comunque, trasposizione cinematografica del Macbeth di Shakespeare. Macbeth. Soggetto William Shakespeare. Soggetto infatti. William Shakespeare. È una delle tragedie di Shakespeare. Mi viene un pochino da iniziare a fare la maestria. Perché Shakespeare ha scritto commedie, ha scritto tragedie, però vabbè. Si dava da fare. Il ha ragazzo, scritto anche sonetti, però. Il ragazzo non aveva tanto tempo per scrivere. Però, per chi volesse andare a vedere, Marco, non muovere la scarpiera, perché a loro sembra che c'è il terremoto di magnitudo 10.000,6. Non c'è il terremoto. Per chi vuole andare a vedere questo film, ancora non è andato, non si aspetti una tragedia alla Romeo and Juliet. Romeo and Juliet è nel mio cuore, bellissimo, mi piace tantissimo, però Macbeth è un tipo di tragedia molto diverso, molto più pesante e molto più da ponderare. Cos'è questo? Di testa. Di testa. Cioè è una cosa molto più... molto più di testa. Beh, non andateci dopo una giornata di lavoro stanco. Sì, obiettivamente il film è molto bello, però è pesante. Non è una cosa facilissima da seguire né da digerire. Risparmio energetico, lo macchi, per favore. Risparmio energetico. Risparmio energetico! Ok. Per cui, gli attori principali sono Michael Fassbender. Che fa Macbeth. Che fa Macbeth. Io vorrei spendere 2 parole, amore mio. No, non per tutto quel pubblico di gente attratta dal genere maschile. Ora, c'è una scena in cui lui esce seminudo dall'acqua. E io mi chiedo, ma perché il regista non ha deciso di togliergli anche quelle mutande? Ah sì? Che ci stanno a fare quelle mutande là? E allora parliamo anche di Marion Cotillard. Marion Cotillard è una figona, però lui è più figo. Perché non ha tolto le mutande anche a lei? Vabbè, lei non c'è una scena in cui appare seminuda, lui sì. E come, fanno sesso? Ma lei è tutta gommigliata. Quello è il problema. Comunque, secondo me... il regista è... secondo me entrambi hanno fatto un'interpretazione meravigliosa. Anche se, devo essere sincera, lui mi sembra un po' più, come dire, vigoroso di lei. Sarà anche perché il personaggio richiede questo. Però diciamo che lui mi sembra un po' più passionale nell'interpretazione rispetto a lei. No, a me è piaciuta anche lei. Cioè, c'è più impeto nella sua interpretazione, va bene? Lui poi... Vabbè, cioè, il film è quasi tutto lui.
Però non abbiamo fatto un accenno di trama, abbiamo dato per scontato che tutti conoscano Shakespeare. No, ed è sbagliata questa cosa, perché comunque io ammetto non conoscevo la storia di Macbeth prima di andare al cinema a vedere. Allora, fondamentalmente per non spoilerare niente possiamo parlare soltanto della prima scena, ossia una battaglia. No, vabbè, si può riassumere nella trama, cioè intanto la collocazione storica, geografica. Lascia fare. Allora, ci troviamo in Scozia. Intorno all'anno 1000, abbiamo visto. Sì. 1100, basso medioevo. Hai un coso? Inizio del basso medioevo. Il film inizia con una battaglia in cui Macbeth, che è uno dei baroni, ecco, di uomini potenti, fra virgolette, di Scozia, che stanno attorno al re, sì, però comunque ha una fiducia particolare da parte del re. Sì, è un barone che non si ribella al re. Appunto, è un uomo di fiducia del re, si sta battendo appunto per difendere i territori del re, per cui c'è questa battaglia. E a un certo punto, finita la battaglia, si presentano a Macbeth e a Banco, che è il suo amico. Non so esattamente che ruolo abbia, tipo una specie di luogotenente. Ma io non ho capito se sono cugini, perché poi si chiamano tutti cugini sti soci. Comunque, si presentano tre streghe. E basta con ingiuriare i poveri scozzesi. Vabbè, dico, che hanno fatto gli scozzesi anche ora, cioè nella loro storia che hanno fatto. Allora, sul mio canale non puoi denigrare le altre etnie. No, non sto denigrando, però dico che cosa hanno fatto gli scozzesi. I siciliani che cosa hanno fatto? Si sono... La mafia hanno fatto. Ma gli scozzesi che cosa hanno e fatto? Il traffico. Si sono fatti dominare dagli inglesi. Comunque, si presentano a lui tre streghe che lo salutano... Sì, ma in Macbeth libro sono tre streghe, non lo so. Però nel film sono quattro. Quattro streghe. Nel film sono. Si presentano a lui salutandolo con dei nomi che adesso io non mi ricordo, dei titoli che lui ancora non ha, per cui tutto questo gli fa capire che le streghe stanno facendo una sorta di profezia di quello che sta per succedere, ossia lo salutano come duca di Vattelapesca perché lui di lì a breve diventerà duca di Vattelapesca. Per cui questa strega fanno... Questo lo possiamo dire perché, vabbè, è chiaro che vince la battaglia, perché altrimenti... Cioè, questa battaglia che battaglia è? È una battaglia contro invece un altro duca, un barone, che si vuole ribellare al re. Allora, lui, come uomo di fiducia del re, va a soffocare... No, com'è che si dice? Non mi viene la parola. La rivolta, cosa si fa con le rivolte, sì? Si soffoca la rivolta. Vabbè, si soffoca la rivolta. Va a soffocare la rivolta. No, ma c'è una parola, vabbè. Ma la ricorderò, ve la dirò nel prossimo video. Questa rivolta è il re, come premio per la realtà e per il fatto che ha, appunto, soffocato questa rivolta, gli dà il titolo di quel barone lì. Però lui ancora non ha visto il re, quindi queste streghe glielo dicono prima. Dicono questo e dicono anche una serie di altre cose, anche a Banco, che sono tutte una profezia, cioè... Queste cose succederanno. Da lì in avanti si innesca un meccanismo di che ha come suo centro il potere e la sete di potere. Ossia, Macbeth vede riconosciuto il suo successo da lì in poi, cioè dalla fine di questa battaglia, dall'incontro delle streghe in poi, lui incontra il re, vede riconosciuto il suo successo e grazie anche, a causa anche dei discorsi che gli fa Lady Macbeth, che è sua moglie, lui inizia ad avere sempre una maggiore sete di potere, cioè lui ha visto e riconosciuto il suo successo, però aspira ad andare sempre più avanti, a appunto scalare la vetta del potere e diventare sempre più potente e sempre più forte. Direi di non dire altro. No, perché l'unica cosa è che appunto lui non ci crede all'inizio a queste profezie, le prende per pazze, però... Poi dice, appena vede il re gli dice, ti nomino duca di... Ah, lui dice, avevano ragione. Com'è che dice, minchia, avevano ragione. Non lo volevo dire perché ti in fascia protetta. In scozzese proprio lo dice. Vabbè, qua poi andiamo a bippare. Io non lo volevo dire perché siamo in fascia protetta. No, nel mio canale non c'è la fascia protetta. Però il film, chiaramente, il film è anche un po' scurrile, quindi si sentiranno anche di queste cose. E qui dice, allora, è tutto vero, si avvererà tutto.
quello che diranno le streghe. Quello che hanno detto le streghe. Allora andiamo a far avverare in tutto cose. Questo, la figata è la cosa sulla quale scervellarsi e probabilmente, non lo so, ipotizzo, il messaggio che voleva darci Shakespeare è una riflessione su un meccanismo di causa-effetto. Perché è vero che Macbeth riceve la profezia delle streghe e una volta che vede realizzarsi il primo pezzettino di profezie dice allora è vero, tutto quello che hanno detto si realizzerà, ma è pur vero che lui si mette in moto affinché queste cose si realizzino. Sì, infatti è quello che ho detto, è uscito dal cinema, ma se lui non avesse fatto queste cose si sarebbe avverata ugualmente la profezia. Esatto. Secondo me, appunto, sì, si sarebbe avverata, solo che lui ha fatto determinate cose e quindi ma è la va fatta avverare. È la profezia male. Che già sa o è la profezia che innesca? Secondo me è la profezia, cioè, secondo me è lui stupido. Dai, è Macbeth! È stupido e vabbè, e niente, e poi come avevo detto anche uscito del film, queste donne, vedi tu che cosa vanno a fare, perché è tutta colpa della moglie poi in tutto quel film. Stai denigrando l'universo femminile? No, solo Lady Macbeth. Questi uomini così deboli che si fanno plasmare. Comunque, da un punto di vista tecnico io direi che il film è ineccepibile. Ricostruzione degli ambienti, musica, atmosfere, fotografia, montaggio, è tutto perfetto. Sì, costumi. Solo appunto un po' pesantuccio, ma perché la storia non consente dei momenti ironici o dei momenti di svago poi piacevoli. Devi metterci anche lo scenario, cioè la Scozia dell'anno 1000 non è che sia tutta... Però se sono io a dirlo denigro gli scozzesi. No, ma da un punto di vista ambientale non è che c'erano palazzi di grattacieli, c'erano alberi e pietre. Hanno fatto l'unica cosa buona della loro vita che si sono inventati, che hanno detto vabbè costruiamo le distillerie. E la... una cosa l'hanno donata al mondo. Ma comunque da un punto di vista tecnico è direi ineccepibile. Comunque gli scozzesi. Non è il whisky scozzese che non ti piace? No, l'irlandese non ti piace. Scotch whisky, grazie. Soprattutto mi piace tantissimo, in che cosa rientra questo nel montaggio? Quelle scene tipo un po' a rallentatore che ci sono all'inizio? Fa parte del montaggio. Tutto il lavoro della post-produzione. Questo secondo me è bellissimo, quello è fatto benissimo, mi è piaciuto. No, il montaggio invece, anche il montaggio è molto molto bello se si va a vedere tutte quelle scene di quando vanno a mischiare le varie scene. Cioè, no, è presente. Tipo che più avanti c'è la scena quella con la moglie. Che si vede però lui. Cioè, là c'è tutto un... Cioè, le scene sono incastrate molto molto sì, bene. Okay. Cioè. Poi vabbè, sì, le musiche, l'ambientazione, le luci, la fotografia. Sì. Forse l'unica pecca che riconoscerai al film è che la trama è... poco chiara, cioè per una persona che non conosce, non ha mai letto la trama di Macbeth, forse è un po' difficile stare dietro a tutti i passaggi. No, vabbè, io non la conoscevo, vabbè che io però, sono un attimino. Tu sei un attimino. No, però secondo me la trama non è proprio spiegata benissimo, anche perché comunque c'è da dire che Macbeth, proprio come opera, è molto pensata, cioè c'è anche moltissima introspezione. No, vabbè, bisogna, per questo dicevo all'inizio, non andate dopo una giornata pesante di lavoro perché... Vi ammazza. È da seguire con molta attenzione. Soprattutto cercate magari di andare in mezzo alla settimana, uno spettacolo un po' fuori orario, così non c'è nessuno in sala, che poi magari c'è quello che si diverte a parlare al cinema. Questi burloni che parlano al cinema. Vi odio. Comunque, dicevamo, quindi niente, io concluderei così, siamo già quanti, 13 minuti. Quante stelline gli diamo su 5? Quante stelline? Su 5, un 3,5, 4 abbondante. Io? Sì, anche 4. Io? 4. Io gliene do 5. Andiamo 4. Perché c'è quella scena di Fassbender che mi esce dall'acqua, che mi alza il livello del film. Va bene. Con questo concludiamo, vi ringraziamo per averci seguito, scusami. No, perché qua c'è tutta una diatriba in corso, no? Perché io le ho detto, siamo andati in vacanza, quindi c'è stato un attimino, abbiamo avuto poco tempo, non siamo riusciti a ritagliarci un po' di tempo per fare il video, abbiamo visto anche Star Wars. Io sostengo di, cioè, noi dobbiamo, vi dobbiamo, anche perché ne avevamo parlato nel video precedente, vi dobbiamo il video di Star Wars. Quindi scrivete sotto qua, no, qua, che poi qua non ci vediamo, non si vedono le facce. Scrivete qua o qua? No, qua. Scrivete qua se volete il video di Star Wars. Se volete il video di Star Wars, perché voi non lo volete. Perché voi lo volete. Voi non lo volete. Voi lo volete, ve l'avevamo promesso, ve lo dobbiamo.
Scrivete al più presto, perché poi comunque ora abbiamo anche un altro appuntamento. C'è The Revenant. The Revenant, il Revenant. Quindi... prossimo Oscar, proprio sfrigola. No, io già ho fatto la mia previsione. L'Oscar non glielo danno nemmeno questa volta, glielo danno a Fassbender per Jobs. Però c'è una cosa, io forse non glielo danno. Se io fossi negli Academy non glielo darei a Fassbender per Jobs. Aspetterei il prossimo anno e glielo darei per Macbeth. No, perché è 2015, Macbeth. Va bene. Ma sta già registrando, fantastico. Dicevamo... dopo aver appreso questa triste notizia che Macbeth non se l'è filato di Striscio, sta cazzo di Academy... Quindi, secondo me, comunque l'Oscar lo danno a Fassbender, anche se ovviamente, però noi, prossima settimana, The Revenant, ma... il punto iniziale del discorso... No, ho una domanda. Com'è possibile che non è stato nominato Macbeth se c'è quella merda di Mad Max? Non abbiamo capito questa cosa. Mad Max, miglior film e miglior regia, ma che cosa... È uno scherzo. A questo punto ce lo dobbiamo vedere. Ma stai scherzando? Ce lo dobbiamo vedere. Cioè, allora, io non sono andato al cinema. A me piacciono tantissimo gli originali con Mel Gibson. Film stupendi. Questo non ho voluto vedere perché obiettivamente è un blockbuster. Miglior film, miglior regia, cioè, ma che cosa sta succedendo? Quindi lo vedremo e vi faremo sapere. Però comunque, per tornare al discorso iniziale, se volete il video, voi volete il video di Star Wars, scrivete qui. Scrivete. Concludiamo. E fate scrivere. Che devo fare uno spam. Piccolo spam, siccome quest'anno ricorre il 400° anno della morte del mio amatissimo William Shakespeare, of course. Nato, morto nel 1616, si stanno organizzando varie iniziative, fra cui ad esempio c'è una maratona di lettura shakespeariana. Andate a cercare su Facebook il gruppo Maratona Shakespeariana, che è molto interessante. E anche io nel mio piccolo ho voluto fare una cosa, un omaggio al caro Shakespeare. Ho realizzato dei segnalibro con delle citazioni di Shakespeare e li ho messi in palio 20. Se andate sulla mia pagina Facebook, mi trovate come Marantimas Blog, però qua sotto trovate il link, cliccate e andate direttamente. Sotto il post in cui c'è scritto volete un segnalibro, potete prenotarvi. Se rientrate fra i primi 20, vi spedirò a casa del tutto gratuitamente, senza che voi dobbiate sborsare nessun quattrino, un simpatico segnalibro di Shakespeare. E se non rientrate tra i primi 20, ma volete il video di Star Wars, ve lo mandiamo ugualmente. Ha finito. Questa era la scritta in piccolo che passa la voce poi sotto. Ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo la prossima volta con Revenant. Ciao. Punto interrogativo? No. O Star Wars? Con Revenant. Punto basta, sto Star Wars. Star Wars. Ciao. La prossima volta.